Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare un pochino a parlare di una situazione molto particolare che riguarda ovviamente lo scandalo che negli ultimi giorni sta un pochino, diciamo, toccando il nostro ambiente, no? Quindi questa cosa dell'Inter che è saltata fuori negli ultimi giorni, diciamo che fa parlare molti e sono delle notizie abbastanza varie. Quindi di conseguenza sono argomenti, secondo me, comunque interessanti, che andrebbero comunque analizzati. Facciamo un riassunto, facciamo diciamo, andiamo a riepilogare un pochino, andiamo a, diciamo, a fare dei punti tali in cui andiamo ad esplorare le cose, però poi ovviamente vi voglio anche parlare di un'altra cosa parallela. Quindi dobbiamo discutere di varie situazioni che secondo me possono essere interessanti. Quindi fra poco cerchiamo di parlare di questa cosa. Che dovete fare? Tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano mai i video. Quindi mi raccomando, è veramente molto importante. E se volete, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, quindi stiamo parlando, quindi grazie mille, insomma, per le varie cose. Allora, sapete che i problemi dell'Inter sono nati nel momento in cui l'Inter doveva restituire un prestito, o meglio, le società che ne avevano chiesto per l'acquisizione avevano restituito un prestito a Oaktree, che è un fondo che si occupa proprio di questo. A scadenza, l'Inter e chi di dovere non ha restituito il denaro che avrebbe dovuto restituire. E quindi, insomma, come previsto, ovviamente la società in questione è entrata nell'Inter ed è appunto diventata leader all'interno della società. Quindi è una situazione che nasce da lì. Poi ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la valutazione dei bilanci. Sapete che ogni squadra di tutto il mondo, quindi qualsiasi squadra al mondo, deve presentare dei bilanci alla fine dell'anno. Ok? I bilanci servono perché le squadre devono rientrare nei parametri corretti di quello che comunque è l'insieme delle regole. Pare che, secondo alcune accuse, come quelle che abbiamo letto negli scorsi giorni, l'Inter potrebbe aver, diciamo, violato alcune piccole regole del bilancio. Quindi l'Inter sarà indagata per questa cosa, tant'è vero che la procura sta già, insomma, controllando quali sono le accuse per cercare, insomma, sta cercando, insomma, di trovare un senso a tutto questo. Ora, molta gente mi ha detto: Matt, ma questo crollo dell'Inter, questa sorta di questo movimento che stiamo vedendo, tu come te lo spieghi? Cioè, che cosa sta succedendo? Cosa c'è che ancora bisogna sapere sull'Inter? Beh, innanzitutto le persone che sono ovviamente all'interno della faccenda e coloro che ovviamente sono anche rimasti in società Inter, quindi Marotta dovrà essere ascoltato. Marotta dovrà spiegare parecchie cose. In generale, tutti coloro che sono a conoscenza di quanto avvenuto dovranno spiegare, perché se la società, come si dice nelle accuse che vengono rivolte all'Inter, veramente ha violato delle regole di bilancio, io vi ricordo che altre squadre anche hanno violato regole di bilancio e sono state sanzionate. E sono state delle sanzioni importanti. Non stiamo parlando di una multa che tu prendi, paghi e arrivederci, ma stiamo parlando di sanzioni che hanno, diciamo, raggiunto altri campi, non solo quello relativo, diciamo, al pagamento di una sorta, ragazzi, di una sanzione, ecco. Quindi sono delle, diciamo, delle considerazioni che secondo me vanno fatte in maniera molto chiara. Per quanto riguarda il discorso dell'Inter è semplice: vengono contestati alcuni valori a bilancio degli anni precedenti. Quindi si dice che loro, tramite questi valori a bilancio, avrebbero, diciamo, manipolato un po' quella che è la situazione reale dell'azienda. Ovviamente, ragazzi, stiamo solamente discutendo tra noi e stiamo dando la notizia. Finché l'indagine non sarà conclusa, non ci permettiamo, che poi si offendano, non ci permettiamo di dire niente. Tutti sono innocenti fino a prova contraria. Qui non siamo come loro che, quando la Juventus fu accusata delle stesse identiche cose e nonostante non ci fosse nessun tipo di prova, già eravamo colpevoli il giorno prima. Noi abbiamo un modo diverso di pensare, almeno io ce l'ho così.
Sono tutti innocenti fino a prova contraria. Però fatto sta che adesso voglio vedere l'indagine. Adesso devo vedere l'indagine. Cioè io voglio essere... Voglio vedere che cosa farà la procura. Cioè voglio scoprire se evidentemente è vero che l'Inter ha violato delle regole oppure no. Perché se è vero che l'Inter ha violato delle regole, allora qui bisogna un attimino fermarsi e dire, ma in questi anni è stato tutto regolare? Evidentemente no. Ma la domanda che faccio, che la domanda che mi faccio io è un'altra, no? Fondamentalmente parlando. La domanda che mi faccio io è, ma com'è possibile che una società che abbia consegnato questi bilanci, quindi che abbia consegnato i bilanci eccetera eccetera, non si sia accorta di eventuali problemi? Perché qui non è che si parla di valori, dice vabbè però dai sono valori, ad esempio che ne so, hanno venduto questo, hanno fatto quest'altro e hanno sbagliato di qualche centinaia di migliaia di euro, no? Può capitare, tutte le aziende sbagliano alcune volte, non è che se lo fa solo l'Inter o lo fa solo, cioè non è che non può, succede che le aziende sbaglino, ma non per colpa loro, c'è chi fa il bilancio e sbaglia a fare il bilancio. Possibile che non ci sia, un enorme, diciamo, buco di milioni di euro, perché qui a quanto scrivono i giornali si parla di milioni di euro, non si parla di valori minimi, dice vabbè ma sai, ha sgarrato di 300.000 euro, no? Che è tanto come denaro, ma a livello di bilancio si sistema quasi subito, no? È una cosa abbastanza leggera. Qui si parla di cifre che oscillano a livelli molto superiori. Quindi o tu non ci vedi e sei cieco e quindi di conseguenza non sei riuscito a vedere quali sono i tuoi diciamo valori e li hai messi a caso, e in quel caso lì purtroppo io non posso dare colpa a nessuno. Oppure tu evidentemente eri a conoscenza benissimo di questa situazione e hai scritto all'interno del bilancio dei valori che non sono propriamente quelli. Però, ti ripeto, io non accuso, ci mancherebbe altro. Sto solamente facendo un ragionamento e sto solamente cercando di, diciamo, riportare quello che è stato detto sui giornali. Se c'è un'indagine in corso per quanto riguarda il bilancio, un fascicolo, chiamatelo come volete, ma tanto sono dei controlli, e allora vuol dire che l'Inter veramente forse a livello economico c'è qualcosa che non va. Però vediamo quali saranno le reazioni soprattutto della giustizia sportiva, che di solito è sempre qui a fare casino ogni 5 minuti. Adesso voglio vedere se avrà lo stesso modo, cioè voglio conoscere un pochino quali sono le loro capacità, insomma, in questo momento, perché poi giustamente se io vedo che l'Inter veramente, si viene a scoprire che l'Inter ha violato le regole, porca miseria, ma che si può sta fe, cioè bisogna stare calmi e aspettare, giustamente, perché bisogna stare calmi e aspettare, ma nemmeno bisogna fare finta di niente, perché stiamo semplicemente parlando come parliamo di ogni altro piccolo argomento, tutto qua, capite? Però siamo curiosi, perché noi è la prima volta che vediamo l'Inter sotto giudizio, no? Visto che nelle altre volte mi sembra che loro non abbiano ricevuto niente. Allora vediamo se adesso c'è qualcosa che può, diciamo, andare a chiarire la situazione, perché certamente se poi viene scoperto che l'Inter ha violato le regole, perdonatemi, voglio dire, bisogna andare a prendere delle sanzioni, bisogna fare delle sanzioni, ovvio, ma nei confronti di qualunque squadra, non perché c'è l'Inter, perché qualcuno mi dice, ma tu ce l'hai, sì, ok, certamente l'Inter non è una squadra che amo, cioè, ma ci mancherebbe, sono juventino, quindi è impossibile, no? Però si sta parlando di una situazione proprio di logica qui, se l'Inter ha violato le regole, l'Inter va punita, se... Ci metto il se prima che qualcuno mi scriva, ma perché tu non lo sai? Se ha violato le regole, stiamo attenti, se ha violato le regole. Poi se non l'ha violate, dice vabbè raga, la procura ha sbagliato, chi ha accusato l'Inter ha sbagliato, brava, avete fatto tutto in ordine, è tutto a posto, allora vorrà dire che vi concentrerete su altro. Però è giusto che comunque la procura indaghi su questi soggetti, che ora comunque che qualcuno indaghi, che di vogliamo, c'è sta qualcuno che indaga per cortesia, è su. Allora fatemi sapere un pochino, voglio conoscere un po' le vostre opinioni, fatemi sapere voi. C'è sta Beautiful qua praticamente.
Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate, perché voglio conoscere la vostra opinione, cioè voglio sapere che dite voi. Voglio sapere il vostro modo di vedere le cose, cioè per voi come funziona questa cosa qua. Fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi, qual è il vostro modo di vedere le cose. Voglio sapere cosa credete di questa situazione. Va bene?